Ciao ragazzi, allora la serata è arrivata, finale, mi raccomando, timeze, dai. Grazie. Questa sia l'ora mia, il momento perfetto. Gammon, momento perfetto e niente, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare perché Sanremo per noi è finito, nel senso, non abbiamo altre performance da poter mettere sul palco, dobbiamo aspettare il voto del pubblico. Gammon ha fatto tutto quello che doveva fare, si è vestito bene, si è sistemato, ha cantato bene, super rilassato perché potenzialmente sa di non avere molte chance, si è visto, era bello scialloso, ha giocato anche la carta dei commenti divertenti sui social nel pomeriggio per essere il più simpatico possibile. Adesso, vediamo come andrà. Gammon, grazie di aver fatto parte della squadra. Chiaro, ora ci vedo chiaro. Gaia è a metà classifica e questa sera anche lei è bicromatica, nera e bianca con questo tailleur super frangiato. Mi piace, la vedo sicura, sempre più sicura, quindi insomma forse era solo questione di tempo. Sia mai che questa determinazione purtroppo è arrivata proprio troppo tardi, non lo so, staremo a vedere. Comunque il pezzo suona bene, forse sia lei che Ugo avranno dei successi radiofonici garantiti. Sanremo non ci premierà. Punto su Arisa, è l'unica che mi resta praticamente in gara e che dire, che vinca il migliore. Speriamo se il team la pubblichi. Il nostro povero Irama, insomma, l'esibizione è la stessa che abbiamo già visto, questa è un po' una penalità, nemmeno un cambio d'abito per lui. E la canzone... per Irama che si può dire? La registrazione continua ad essere la stessa. Tutto sommato non è posizionato male, stasera abbiamo il televoto, per cui si spera fino all'ultimo che venga salvato. E appunto secondo me dai, arriva al podio, ci voglio credere per lui, forza e coraggio. Se il cuore quanto va più in alto e non voglio dimenticare niente. Per la mia assoluta felicità, stasera Joe Evan si è messo i pantaloni lunghi. Finalmente ha ascoltato i miei consigli. Belli capelli legati, stava benissimo, l'ho trovato anche molto più sicuro, molto più intonato. Purtroppo non credo che nessun televoto lo salverà da quelle postazioni lì. Però vabbè, per un futuro ben venga. Dai. Dire cosa quanto ha fatto ma eppure lo voglio rifare. Grazie a te. Tu ci sfioriamo. Herman Metal, non dici niente, lo stai dicendo pure te, un milione di cose da dirti, ma non dico niente. Ma nonostante questo, regalerà la vittoria alla fede. Sì, sì, come no. Avrei preferito Herman Metal, come suggeriva la nostra proiettora. Un milione di cose da dirti, ma non ti ho detto niente per 3 minuti di fila. Incredibile, incredibile. Esibizione, come sempre, perfetta. Note azzeccatissime, intensità. Herman, forse ce l'abbiamo in pugno questo Sanremo. O era meglio non dirlo? Cuore a suonagli, io occhi a fanale. È tutto a posto. Quanto vuoi per tutto questo? Allora, performance di Fulminacci
Santa Marinella è il titolo anche di una canzone dei Gogol Bordello in cui bestemmiano clamorosamente per 5 minuti e quindi continuo a dire che poteva usare di più. Bene l'outfit, finalmente un po' di colore e per quanto riguarda la performance anche lì molto bene, l'ho visto sciolto, fluido, sereno. Ringrazio tantissimo Francesco Renga che mi ha fatto andare di traverso la pizza, tra l'altro se fossi stata un allenatore di calcio molto probabilmente avrei chiesto il cambio, la sostituzione oppure addirittura l'avrei tenuto esonerato in panchina se non sugli spalti. Mi spiace Francesco, questa sera proprio le hai cannate tutte, cioè non sei stato intonato, hai sbagliato il tempo, insomma. Diciamo che questa sera era forse la serata in cui ti sei più concentrato sui festeggiamenti post Sanremo, ecco, se la mia serata con la mia squadra si apre così, iniziamo bene, speriamo meglio. Trovo te. La tua luce bianca, prendo la tua luce nera. Confermo tutto quanto quello che ho detto nelle serate precedenti. Loro tengono bene il palco, mi fanno apprezzare una musica che non avrei mai apprezzato. Sono divertenti, allegri, trasmettono energia. Non penso che sia la loro serata, non tanto perché abbiano fatto male, anzi, sempre, per tutte le loro quattro esibizioni, nulla da dire, anzi, complimenti ragazzi. Ma la fanbase, secondo me, è molto più limitata rispetto a molti altri artisti in gara. Vediamo, dal televoto non mi aspetto un grossissimo riscontro. Speriamo in un posizionamento nei primi 15, dai, già andrebbe bene. Passano i minuti e sono sempre più convinto che vincerà il team Eze. Dai, ragazzi. Taran taran. Voglia di niente. Alan sorry. Si legge benissimo. Fammi felice. Vabbè raga. Fammi felice e vincono loro. Vincono loro. Cosa bisogna dire? Cosa posso dire? Bravissima, c'è una voce pazzesca, incredibile. Non so se il televoto ci premierà. Speriamo, dai, per la serata almeno. Non penso che arriveremo nei tre, ma davvero una voce spaziale. Allora ragazzi, mi spiace per voi, però qua è palese che vincerà il team DB, mi spiace per voi, ricordate questa cosa, mettetevi la mano in pace, perché tanto vince la Raffa, punto. Chiamami per... Per ricercare l'artista che in questo momento sta cantando, il mio amico ha effettuato su Google una ricerca con queste parole chiave. Vecchia, cantante, capelli ricci, arancio. Dato che si fa così nel 2020. Che dire su Ornella? Addirittura tre brani, ci siamo chiesti come abbia fatto a resistere per tutti e tre e la sua commozione la diamo al fatto che sia riuscito ad arrivare al termine senza svenire. No, ancora no, con Gabbani no, ma dai, ma che sabato sera è? Cazzo, era più bella la prima serata. Ho
Ornella Varoni e Francesco. Giacca d'Ibra che Orietta Berti levati proprio. Non accettiamo più errori dai fonici e comunque è chiaro che ci stiamo prendendo tutto, ragazzi. Team B vola, vola in alto. Beh, mi sono già complimentata tutte le sere per il testo, sono come sempre entusiasta di ascoltarlo, anzi me lo sto ascoltando anche fuori dalle puntate di Sanremo e sono contenta che sia stato apprezzato anche dalla critica, quindi sono fiduciosa e non vedo l'ora di vedere la classifica. Mi piace anche l'outfit, insomma tutto sommato non impegnativo, fresco e molto bene la performance sul palco, sciolto, grande, finalmente hai dimostrato quello che sai fare in realtà e per noi hai già vinto tutto, è chiaro. Allora, ritratto quanto ho detto sulla giacca di Ibra, perché anche stasera Orietta sbarluccica. Con le tende. Lo ammetto. Ho una tenda. Però bene, dai, Televoto ci premierà. La vedo bella determinata, guardala lì. Track. Chi è che ha votato? Non ha il tirapugni, stava notando, quindi è un po' meno arrabbiata delle altre serate. Minacciosa più che arrabbiata. Speriamo bene. Il televoto non ci tradirà. Ragazzi, so già che Orietta Berti, prima di andare via, saluterà i maestri. Perché è fantastica, perché tutte le sere saluta i maestri. Grazie, musicisti bravissimi. Grazie, grazie maestro. Se da sopra il divano più niente ti schioda, che serve truccare. Una risa nell'ultima interpretazione della serata finale di Sanremo color carne, super trasparenza, super eleganza e anche super determinazione, ma tutta questa determinazione nell'interpretazione passerà ad aggiudicarsi il podio di Sanremo? Staremo a vedere. Ma non ci credi, potevi fare di più. Giovanna Botteri. Bugo è bicromaticissimo in quest'ultima performance e anche molto sciallato, come diremmo noi a Milano. Tranquillo, cavalca il suo palco con quasi indifferenza, tipica dei cantautori indie, quindi a me piace, ovviamente vi sono già più volte espressa in maniera favorevole nei suoi confronti. La posizione che ci hanno assegnato è veramente dura, la classifica ci vede terz'ultimi, quindi insomma chi lo sa se riusciremo a fare veramente tutta questa scalata. La vedo buia, la leggo buia, ma ci proveremo. E ho scritto. Allora, Maneskin serata finale. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Cioè, ma io. Cosa devo dirvi? Noi facciamo gli show negli show. Siamo gli Achille Lauro dell'anno scorso. Ed è uno scandalo che non abbia vinto lui. Quindi, quest'anno non possono. Un nuovo scandalo per Sanremo. Cioè. Abbiamo vinto, dai. Nessuno ha la nostra altezza. Noi siamo diversi da loro. Opera, tragedia e commedia, essenza ed esistenza. Oh, se ti ricordi di me, quanto bello abbracciarti. Allora, provata dall'esibizione di Madame perché è sempre magnifica, forte,
arriva l'emozione, un'interpretazione davvero meravigliosa, mi è piaciuto tantissimo, ogni sera sempre di più, è davvero forte, arriva, e quindi sono contenta del percorso che ha fatto in questo Sanremo, Madame, molto molto bene. Per sempre sarà, e tu sei la mia voce. 18° campione in gara, la rappresentante di lista. Ok. Chi? Ma che bella sorpresa è stata la rappresentante di lista. Non è nel mio team, ma davvero. Clap clap. Rappresentante di lista questa sera è la finale, bravi come al solito, davvero. Secondo me la voce di lei spacca un sacco e il pubblico ha apprezzato e apprezzerà anche, quindi dai che secondo me ci piazziamo lassù. Non dico sul podio, ma secondo me nella top 10 ci siamo, ragazzi. Male. Primo maggio, su coraggio. E non deve andare così, non fanno l'amore nei film. E forse non ritorno in me. L'ultima volta è sacra e scrivimi tra un'ora. Queste sono le due frasi che tiro fuori dalla canzone di Annalisa. È perché questa è l'ultima volta che canta per la mia squadra in questo Sanremo 2021 e scrivimi tra un'ora perché sapremo com'è andata più o meno tra un'ora, voglio sperare. Stavo riflettendo mentre ascoltavo la canzone. Bisognerà vedere che Sanremo è questo. Se è un Sanremo che vuole rompere col passato, probabilmente non ce la faremo. Se è un Sanremo che vuole mantenere una continuità con le grandi canzoni sanremesi, allora direi che abbiamo vinto facile. Quindi tutto è che Sanremo sarà. Scrivimi tra un'ora. 10. Bravissimi, bravissimi come cose. Secondo me abbiamo fatto un'escalation in positivo. Siamo partiti così la prima sera, seconda sera con la cover. A me siete piaciuti, ma non eravamo ancora al top. Ieri ci siamo ripresi al massimo e oggi il boom con una esibizione bellissima, secondo me. Bravissimi, bravi, grandi raga. Grandissimi. Fiamme. Tutto questo dolore. Eccomi qua. Sono le 10 del mattino ed eccomi a fare le reaction alle performance di ieri sera. Allora, stato sociale. Molto bene, avete ascoltato il mio consiglio. Avete messo tutti la giacca di pelle, la maglietta e i jeans. Ottima scelta. Quindi ho molto apprezzato la vostra esibizione di ieri sera. Sta iniziando anche a piacermi molto di più la canzone, quindi dai, spero di sentirla in radio. A presto. Lavorare, cosa dobbiamo fare? Alberto, c'è bisogno di cose inutili. Le cose... Oggi ritorno. Allora, quest'anno tutti si aspettavano la minchiata da Bugo e invece io me l'aspettavo da te, visto che abbiamo fatto cagare per tutto il festival. Mi aspettavo che almeno nell'ultima serata mi tirassi fuori il coniglio dal cilindro e boh, cioè, osavi qualcosa, invece la solita prestazione che ci farà arrivare ultimi. Cioè, grazie Rando, grazie mille, sei tipo quell'iceberg che ha buttato giù il Titanic, cioè
eri grosso così e un disastro della Madonna per tutte le sere del festival. Quando giri intorno a me, vado a commentare il mio preferito. Vabbè, lo sapete, Max Gazzè è nel mio cuore, ma cerco di essere un pochino più obiettiva. Max Gazzè lo ritengo un poeta, un artista in tutti i sensi. Fanno dei testi meravigliosi, pensano a una performance, la mettono in atto. Mi piace davvero tanto, sono proprio contenta di averlo visto anche questa volta a Sanremo. Certo, è la sua canzone standard, però con Cristal de Pizzomuno non si poteva andare oltre. Bravo Gazzè. E quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la prima. Ma avete visto la performance di Noemi, ragazzi? Dai, team Ezze, siamo già in pole position. E anche oggi hai spaccato, c'è poco da dire. Alla fine ha pezzato solo la seconda serata, quella dei duetti. Ma brava Noemi, dai, che il televoto ti premia stasera. Dai, forza, forza. Sì. Allora, Phasma, ultima serata, bene, bravo, sei arrivato elegante, sappiamo già che non è il mio outfit preferito, però va bene, in tema con tutti gli altri. La performance penso sia la più riuscita di tutto il festival e grande, ti vedo bene sul palco, ho sentito meglio il testo, anche se non è tra i miei preferiti, comunque hai scandito bene le parole, secondo me è arrivato il messaggio a casa e sempre positivo il tuo trasmettere le emozioni, ecco. Grande! Parlami. Ora, ora, bella. Allora, performance di Aiello. Ragazzi, avessi fatto un altro testo, era tra i miei favoriti. Cioè, finalmente non sto urlando sul palco, ora dell'ultima serata ho capito che potevo anche solo cantare. Difatti la canzone è uscita molto meglio e vabbè, niente, sul palco lo adoro. Mi piace come se ne frega all'ennesima potenza e sono affascinata dai suoi balletti e dai suoi outfit. Grande, fino all'ultimo, Aiello. Ero fuori da poco. Classifica generale Random. Random 26esimo, cioè, l'unica cosa di buono che sei riuscito a fare è stata farti superare da Aiello. Grandissimo. L'inutile Random, lo chiameremo così per questo Sanremo. Aiello, Ugo, Joe Evan, Francesco Renga, Gaemon, Comacose. 20esimo posto Comacose. Grandi, non vi posso dire niente, eravate i miei preferiti all'inizio, lo siete ancora alla fine. Che cazzo ce ne frega del 20esimo posto, tanto abbiamo in squadra i Maneskin noi, dai. Gaia, Phasma, Max Gazzè, Fulminacci, Malika Ianne, Noemi, lo stato sociale, Extra Liscio, Fit Davide Toffolo, la rappresentante di lista. Ma no! Undicesimi! Ma dai! Ma se non ci siamo noi nella top 10, chi è che ci deve entrare? Grande la rappresentante di lista, grande sorpresa di questo festival per me. Grandissimi, grande scoperta. Arisa, Orietta Berti, Madame, Annalisa, Willy Peyote, Irama. Ragazzi, ma Irama prima di Willy Peyote? Irama con la sigla dei cartoni animati prima di Willy Peyote. Ma dai, ma dai.
Con la pesce di Martino, musica. Allora attenzione, i primi tre, zeriamo tutto, vedi codici, tre diciamo, tratti dal codice per voi, codice, vediamo, codice, Ermal Meta, Francesca Michelin, Fedez, Maneskin, questo è i codici, vedi il vincitore. Allora, sono solo le due e hanno già annunciato tutte le posizioni fino alla quarta, mi porto a casa un quinto con i Rama e quarti di Martino con la pesce, sì! Ora attenzione, attenzione, perché Fedez e Michelin sono sul podio. Ragazzi, vediamo. Siamo sul podio. Ci siamo noi con i Maneskin, l'eroinomane di Ermal Meta e minchia, la campana Fedez. Se non vinciamo è uno scandalo, se non vinciamo il Festival della Musica... Noi è uno scandalo. Volevo rubare ancora due minuti per congratularmi chiaramente con il mio pupillo e quindi grande Willy, sono sicura che tu sia più contento per il premio della critica piuttosto che di aver vinto Sanremo. D'altronde a noi non ce ne fregava un cazzo già dall'inizio. Niente, niente, quest'anno il mio Sanremo si chiude così, non ho vinto, ci ha creduto fino a ieri quando Arisa era al terzo posto, ma poi tutto è cambiato, è tutto... si è trasformato, vabbè, va bene così, che dire, sarà per l'anno prossimo. Ecco, vabbè, come previsto nessuno nei primi tre. Ma la domanda vera è perché non c'è la classifica di questa serata? Maledetti. Terzo posto, Ermal Meta! Ma che disfatta è, che disfatta è avere, scrivere una canzone all'anno per vincere e poi perdere, che bello è, grande Ermal Meta, grande. A vincere i Maneskin! È da quando avete fatto X Factor che sapevo che avremmo vinto sto cazzo di Sanremo. Grandi ragazzi, grandi, grandi, miglior pezzi, migliori prestazioni, migliori performance, migliori in tutto. Mamma mia, mamma mia, campione di Sanremo. Campione di Sanremo! E tra l'altro il giorno 1 l'avevo detto! Il giorno 1! Ste canzonette di merda che abbiamo sentito per 4 giorni. Ermal Meta, vai a casa! Terzo e devi dire. Vabbè, dai, strameritato. Meritato, giusto così. Maneskin, cioè, hanno spaccato, cosa bisogna dire. Riguardo noi, boh. Beh, complimenti a Tommy, che aveva i Maneskin, quindi ha nel suo team il vincitore di Sanremo. Vediamo poi nella generale. Allora, avesse vinto Ermal Meta, sarei stato molto meno fiducioso. Vediamo, perché alla fine il team Fede era proprio lì, quindi con Ermal Meta mi avrebbe sicuramente scavalcato. Probabilmente mi scavalca anche lei lo stesso, perché Ermal Meta è arrivato terzo, però... Beh, mai dire mai. Sanremo è finito, quindi tiriamo un po' le somme del nostro team Fede. Abbiamo in terza posizione Ermal Meta con anche il premio della composizione musicale. Molto bene, abbiamo un sacco di punti. Abbiamo in ottava posizione Madame. Questo mi fa un pochino arrabbiare perché avrei voluto vederla un pochino più in alto. Però due riconoscimenti per il testo, quindi... Sono felice che qualcuno stia iniziando a notare le potenzialità di quest'artista. Abbiamo poi 13ª posizione, quindi a metà classifica, lo stato sociale. Ragazzi, avete fatto il vostro dovere. E 17ª posizione, Max Gazzè. Vabbè, lo sappiamo, Max. Non sei per tutti, ma fa niente. I tuoi fan ce li hai, la tua musica viene apprezzata da noi. Quindi continua così. Ci vediamo il prossimo Sanremo. Ragazzi, ultima cosa importantissima. Dite a Orietta Berti che hanno vinto i Maneskin, non i Naziskin, sennò minchia chissà come esce quella da Sanremo domani. Mi raccomando, vedi che già la stavano arrestando prima, mo la arrestano dopo per come esce. Grazie, è stato bellissimo, grazie ancora. Grazie ancora e... primo, 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 merde!